Non si parla d'altro qui in Viale San Marco. Tra i negozianti la preoccupazione per il tema sicurezza è tangibile, anche alla luce delle ultime incursioni della banda del Tombino, che ha preso di mira diverse attività della zona, tra cui l'alimentari poco prima di Via Zanotto, in cui i malintenzionati qualche notte fa hanno sfondato la vetrina con il Tombino. C'è anche tra i negozi in zona chi ha trovato all'indomani del tentato colpo un Tombino appoggiato fuori dalla vetrina. Noi siamo stati avvertiti dal signore che abita qui sopra, che ha trovato il Tombino tolto dalla sua sede e appoggiato vicino al suo portoncino, e si presume che abbiano tentato. Io ho la fortuna di avere le serrande a differenza di tanti colleghi, però comunque si è sempre costantemente con l'occhio attento e il timore, e la sera si esce sempre un po' di corsa con la macchina vicina, ci si accompagna dove si può, se ci si deve allontanare senza stare da sole. Negozianti che si mettono al riparo come possono, l'abitudine è quella di lasciare in cassa poche monete. Soldi non ce ne sono mai qui dentro, non capisco come mai, sono ragazzi un po' così secondo me. La serie di spaccate e furti preoccupa i negozianti, che chiedono maggiori controlli, specie dopo la chiusura serale dell'attività. Vogliamo più sicurezza in questa zona, perché ci sono tanti ladri, tanti negozi che sono rotti, vengono a sfassare tutto, anche delinquenti e drogati. Onestamente, se dovessi fare la chiusura da sola, mi chiudo dentro prima, cioè evito di tenere la porta aperta se sono da sola. Un maggior controllo e passaggio di pattuglie, soprattutto la sera, perché dopo le 8:30 così e non c'è più un passaggio di persone, e perciò la zona è un po' vuota e si è sempre a rischio di tutto. E poi ogni sera quando si chiude, come noi abbiamo il platatico fuori con i vetri e cose, ogni giorno ci chiediamo chissà domani se troveremo qualche sorpresa.